Notizia bomba che vi aspettavate, questa delle dimissioni di Barbieri? No, non ci aspettavamo, tant'è vero che abbiamo appreso la notizia, sia io che la mia giunta, che lo stesso nostro rappresentante all'interno di Arezzo Fiere Congressi, la notizia questa mattina dai giornali. Devo dire che la Camera di Commercio è assolutamente intenzionata a continuare a fare il proprio lavoro come ha sempre fatto, partendo dal presupposto che noi rappresentiamo solamente il 18% della compagine sociale di Arezzo Fiere Congressi, abbiamo e prenderemo impegni importanti per il sostegno della struttura, ritenendo importante e fondamentale questa struttura per il per lo sviluppo economico del nostro territorio e della nostra provincia. Tra l'altro la considerate importante anche visto quanto l'avete aiutata nel modo economico in questi anni? Ma l'abbiamo sostenuta tanto, per non dire tantissimo, dal punto di vista economico, lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto anche quest'anno e intendiamo farlo anche nei prossimi anni, perché siamo assolutamente consapevoli, ripeto, dell'importanza strategica che questa struttura ha nell'ambito dello sviluppo dell'economia del nostro territorio, soprattutto in certi comparti.